Gli Anime Click Awards 2020, siamo un po' fuori dall'accuso, come si direbbe qua a Roma, perché fondamentalmente queste cose le facevamo a Lucca Comics, davanti a un pubblico e tutti a festeggiare quello che è la nostra passione, gli anime e manga. Oggi siamo online, siamo comunque con la volontà di voler festeggiare insieme con gli editori, insieme con tutti voi, le nostre passioni, però ovviamente non è la stessa cosa. Stessa cosa che d'altronde anche l'online non ci regala sempre gioie, anche perché fino a 2 minuti fa abbiamo avuto un sacco di problemi. Io ho avuto un sacco di problemi e infatti sono in collegamento con il cellulare e mi vedrete un po' così alla vecchia maniera con le bande larghe, brutto, però va bene, uguale. L'importante è stare tutti insieme. E ho voluto comunque dare un segno: non saremo nell'aula magna di Lucca, non saremo alla sala Guinigi che ci ha sempre ospitato, però volevo che non fossimo nel chiuso delle nostre stanze in un momento come questo. Volevo che comunque fossimo dove si vive la nostra passione, cioè la fumetteria. Sono alla Casa del Fumetto dove io ho cominciato, anzi ringrazio i proprietari che stanno lavorando in questo momento per avermi ospitato. Io qui che ho comprato i primi manga, quindi mi faceva piacere che qui facevamo la nostra diretta e i nostri awards. E qui con me, per quanto riguarda questa prima parte dei premi Anime e Manga, ricordiamolo del 2019, Rossella Rasci 84, che è la responsabile manga, che appunto ci dirà piano piano quali sono i vincitori in una escalation che ci porterà veramente a ripercorrere un anno molto molto importante. Dicevamo, Rossella, questo è stato un periodo molto importante per i manga, le decisioni che sono venute, dei vincitori, sono venute anche da ampia discussione. Sì, intanto ciao a tutti, grazie di essere qui. Sì, quest'anno è stato molto difficile. Noi diciamo ogni anno che la scelta è difficile, però quest'anno veramente abbiamo assaporato veramente il difficile, perché nel 2019 ci sono stati tantissimi manga belli. Ed è stato veramente complicato questa volta scegliere. Magari per un primo posto ci avremmo messo 4-5 manga contemporaneamente al primo posto, se avessimo potuto. Anche perché la scelta diventa sempre, sempre più difficile perché il livello qualitativo dei manga, sempre nuovi, arrivano veramente di tutti i tipi, è veramente ottima, devo dire. Ma come ora, diciamo, abbiamo visto tanti manga arrivare, sia l'anno scorso che quest'anno. Sì, infatti penso che per il 2020 poi sarà la stessa cosa, infatti riciclerò questo discorso perché sicuramente sarà la stessa situazione. Tra l'altro, discussione che c'è stata subito dal primo appuntamento che adesso ci andiamo a vedere, il miglior manga volume unico, vero? Cominciamo con questo. Volume unico, ci sono stati tanti volumi unici, quindi... Anzi, no, cominciamo con la miglior miniserie. Miniserie, ok. Perché ce l'ho qui da buon anziano, c'ho cioè il mio blocchetto con cui mi segno tutto. Sì. Ecco, miglior miniserie del 2019, elenchiamoli, il Sì. trittico che è arrivato in finale. Allora, Il prezzo di una vita di J-Pop, La scelta di Pandora di J-Pop e Verso la Terra di J-Pop. Esatto, tre titoli bellissimi, a me mi sono piaciuti tutti e tre, ovviamente tifavo parecchio per Verso la Terra, si sa assolutamente essere uno dei miei titoli preferiti. Vediamo chi ha vinto. Il vincitore è Verso la Terra. No, No, in questo caso è il prezzo scusate, di... scusate, Prezzo di il una bello della vita. diretta è il prezzo di una Scusate, vita, è sempre J-pop, però scusate, Prezzo di una beh. vita. E a questo punto chiamerei i ragazzi di J-pop che stanno qui in attesa. Vediamo Daniel e Georgia. Eccoli che appaiono magicamente. Ciao Ecco. ragazzi, Ciao. Ciao. Quest'anno è siete andata tutto felici? in Ci siamo messi eleganti per voi stavolta che non piove, non c'è il Più o diluvio meno universale. elegante. Ecco, Non siamo stanchi e sporchi e ubriachi. cosa ne pensate della per te, vittoria però. di un prezzo della vita che è fondamentalmente un titolo un po' che non ci si aspettava perché gareggiava contro dei mostri sacri, diciamo. Beh, questo titolo qua, lascio Daniel parlarne perché è stato uno delle persone, cioè è stato quello che ha spinto di più questo titolo perché gli piaceva molto. Diciamo che come complimenti da voi e dai lettori riceviamo sempre
che abbiamo uno scouting molto vario, abbiamo sempre qualcosa per tutti, appunto. Il prezzo di una vita, come altri titoli, è uno degli esempi, no? Daniel che spinge una cosa, io che ne spingo un'altra, Marco che ne spinge un'altra, Jacopo uguale. E siamo sicuramente super felici. Lascio la parola però a Daniel perché è il suo titolo del cuore insieme ad alcuni altri. Vabbè, sono tutti i titoli del cuore perché sono i nostri, comunque. Però sì, il prezzo di... Però alcuni figli sono. Alcuni figli sono più figli, diciamo così. Daniel, vuoi sentire la nostra motivazione del perché ha vinto il prezzo di una Assolutamente vita? sì, mi farebbe molto piacere, sì. Dado. Un'opera riflessiva e matura che propone una visione alternativa e drammatica della vita. Il prezzo di una vita offre in 3 volumi, in ottima fattura, in un elegante box, atmosfere che fanno interagire il lettore con la propria umanità, scoprendo l'importanza dell'interazione con le persone e con i propri sentimenti. Oh. Beh, io Diciamo che sono... quella è la motivazione fondamentale con cui è stata votata da ben 3/4 della giuria. No, sono veramente contento, come ha detto Geo, in verità credo fosse addirittura il primo titolo che io ho timidamente proposto nel nostro processo di scouting e non posso essere veramente felice di vederlo ricevere un premio. Per me in particolare è anche un titolo che in qualche modo mi ha molto colpito, no? Io rileggo spesso libri negli anni, no? Cioè, non è raro per me rileggere 5-6 volte un libro nel corso di 10-15 anni. E questo manga, secondo me, è uno di quei manga che se lo leggi a 20 anni è molto diverso che se lo leggi a 25 e che se lo leggi a 30, cioè è capace di comunicarti comunque tante riflessioni e tanti spunti diversi in base a dove sei nella tua vita, appunto. E quindi non posso che essere veramente felicissimo che anche il team di Anime Click, che ovviamente ringraziamo, è stato colpito da quest'opera, oltre che tutti i lettori, perché poi è anche un titolo che è andato molto bene, no? Per noi Geo, comunque, quindi ha avuto tanto riscontro, no? Positivo. Assolutamente. Tanto che, così, piccolo preview per i fan del prezzo di una vita dell'autore, abbiamo deciso appunto di investire su questo autore. Per i nostri annunci lucchesi abbiamo annunciato Parasite in Love, che è dello stesso scrittore di quest'opera. Ragazzi, io vi mando momentaneamente di nuovo in panchina, ma penso che tornerete presto. Ci rivediamo fra poco. Ciao. A dopo, Ciao. 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 Rossella, attenzione che tu mi sa che hai fatto anche un bello spoiler prima. Sei stato tu che hai detto io ho spinto e mi sono confusa. E quindi adesso andiamo a premiare quello che è il miglior volume unico. Diciamo che Allora. negli ultimi tempi, veramente miniserie e volumi unici a go-go, in Sì. quest'ultimo periodo, stanno mettendo a dura prova i nostri portafogli. Sì. Vai. Allora, come miglior volume unico abbiamo Il diario della mia scomparsa, edito da J-Pop, La musica di Marie, edito da Coconino, e La mia prima volta, My Lesbian Experience with Loneliness, edito da J-Pop. Andiamo a vedere chi è il vincitore. Ciao a tutti, sono Livio Tallini per Coconino Press e ringrazio il popolo di Anime Click per la vittoria di La musica di Marie di Osamaru Furuya come miglior volume unico 2019 e pubblicare questo libro è stato letteralmente un sogno che si avvera. Riceviamo continuamente feedback entusiastici da chi l'ha letto ed è praticamente un ennesimo gioiello che abbiamo avuto il piacere di poter pubblicare su Dohu. Ringrazio quindi i miei amici e colleghi Vincenzo Filosa e Paolo Lamarca, che ha curato la traduzione del libro, e ovviamente ringrazio Radiger e la redazione di Coconino Press per aver creduto da subito in questo progetto. Ma soprattutto ringrazio tutti voi per questo premio. Purtroppo, se lo vedete in due pezzi, è solo perché l'ho ricevuto in un venerdì 13 del 2020, niente di grave. E quindi speriamo di rivederci presto e di riabbracciarci durante la prossima fiera del fumetto. E grazie ancora una volta a tutti.
Diciamo che effettivamente me la sono scelta anche io la giornata, venerdì 13 alle 17, diciamo, oltretutto del 2020, che non è un anno fortunato. Rossella, vuoi dirci un po' le motivazioni con cui avete votato la musica di Marie? Allora, la nostra motivazione... Aspetta. La musica di Marie è come un sogno lucido, un'avventura che scuote l'anima e ipnotizza il lettore grazie all'immensa forza espressiva dei disegni di Osamaru Furuya. Antropologia, religione, filosofia e sentimento si mischiano in quest'opera che è al contempo forte e fragile nella sua profonda emotività. Tu sei felice perché eri una fan di questo manga, assolutamente. Sì, questo manga ha un po' una storia su Anime Click, perché anni fa un nostro staffer, Abi, l'ho proposta per una rubrica che era di manga inediti consigliati. È stato parecchi anni fa, però lui era fan di Furuya e amava molto quest'opera, quindi ce ne aveva parlato. Per cui quando poi è stata annunciata, l'abbiamo trovata a Lucca, siamo andati in 5-6 staffer allo stand di Coconino a comprarlo tutti insieme e ci è piaciuto tanto a tutti quanti. Io adesso chiederei, giusto perché se è possibile, alla regia di Alex Lian, sempre poverino, lo fa dal vivo e lo fa anche online, se è possibile adesso già poter vedere e premiare il miglior manga dell'utenza di Anime Click, votato dall'utenza di Anime Click. Questo perché c'è la vincitrice, visto che è proprio qui fisicamente, non la voglio ottenere 3 ore. È possibile, Alex? Quello che appare la nostra regia non si sente. Non ti sentiamo, Alex. Miglior manga secondo l'utenza di Anime Click, giusto? Sì. Sì, ti faccio fare questa cosa difficilissima perché No, si può fare, si può fare. No, si può fare benissimo. Anche perché sono felice di poterlo dare. Arrivo subito. Innanzitutto, Rossella, fino adesso i premi come sono stati? Ecco, sono stati... Hanno soddisfatto un po' la tua voglia di manga? Sì. Anche se per dire per miniserie io ti favo per un'altra, però va bene anche quella. Andiamo con il miglior manga votato dall'utenza di Anime Click, quindi da tutta l'utenza che ha fatto un sondaggio e ha vinto... Chi? Vediamo innanzitutto chi è arrivato in finale. Allora, tra i finalisti avevamo Beastars, edito da Planet Manga, Demon Slayer, edito da Star Comics, e The Quintessential Quintuplets, edito da J-Pop. E il vincitore è stato... Chi lo dice? Lo dico io? Sì. Ok, il vincitore è Beastars. Di Planet Manga. E oggi Planet ho qui Francesco Guarracino, che sono molto contento, poverina, stava qui aspettando. Ingiusto. Francesca, tu sei l'editor di Beastars. Sì. Diciamo che Beastars è stata una bella scommessa vinta, perché l'abbiamo portato in Italia quando ancora non c'era l'anime, quando non era conosciuto tanto neanche nel fandom. Noi ci abbiamo creduto tanto e siamo contenti che i lettori ci abbiano creduto quasi quanto noi, se non di più. Tra l'altro un'incredibile guerra praticamente con le gemelle, il quintuplex, che non ci aspettava questa, cioè alla fine hanno battuto persino Demon Slayer fra l'utenza, e c'è stata questa battaglia finale che ha visto Beastars praticamente trionfare alla fine. E infatti ti dico una cosa, noi in redazione non eravamo per niente convinti che Beastars ce la facesse, perché le gemelle sono indubbiamente molto forti ed è una prova ancora di quanto scommettere su questo titolo sia stata la mossa giusta, proprio per portare un manga che ha veramente una completezza che secondo me non hanno altri titoli oggi sul mercato. Francesca, lo dirò anche agli altri che adesso si avvicineranno, come state vivendo adesso questo secondo lockdown? Cosa puoi dire per i lettori? Li puoi un po' rassicurare a nome di Panini? Beh, noi continuiamo a lavorare normalmente, quindi non vi preoccupate, noi lavoriamo a tutto il nostro parco titoli. Probabilmente, a seconda di come si evolverà la situazione,
noi cercheremo di modificare il piano di pubblicazione, perché ovviamente bisogna tenere conto di questa situazione straordinaria, nessuno di noi l'ha mai vissuta prima, non possiamo prevedere come si andrà ad evolvere, speriamo ovviamente tutti per il meglio, per ritornare quanto prima tutti alla normalità. Per quanto ci riguarda, noi continuiamo a lavorare, a impegnarci al massimo su tutte le nostre collane, quindi su tutti i nostri titoli, tranquilli che li troverete in edicola, in fumetteria, li potete anche preordinare e comprare sul nostro store, quindi... Assolutamente sì. Allora, ancora complimenti per la vittoria di Beastars, che grazie è anche una delle... A tutto il team che ha lavorato su questa serie. Grazie mille. Ciao. Ciao. Sono contento anche perché è uno dei manga che leggo e che mi fa sempre piacere leggere ancora tutt'oggi. Ha diviso parecchio il pubblico, quindi visto che Francesca era qui e l'ho fatta venire fisicamente, anche una maniera un po' di non vivere solo online, ma cercare anche di incontrarci, visto che stiamo anche nella stessa città e nella speranza che un giorno tutto torni alla normalità. Ok, Alex, non ti faccio più fare voli pindarici, andiamo al prossimo... al prossimo premio, che è migliore edizione manga, che quest'anno abbiamo voluto inserire perché sempre più, no Rossella, sì. Gli editori vogliono regalarci queste edizioni porno lusso che tanto ci fanno godere e anche spendere. Sì, sì. Vediamo cosa era in finale. Allora, Eternal di Sailor Moon da Star Comics, Gogo Monster da J-Pop e Verso la Terra da J-Pop. Il box. Box di The winner è? And the winner è, stavolta è Verso la Terra. Ecco lo spoiler, quindi richiamiamo un'altra volta Daniel e Giorgia. Lo spoiler era effettivamente reale, Verso la Terra ha vinto, per la felicità di Giorgia, che è felice, grandissima fan della Takemia. Esatto. Il mio amore per la Takemia non conosce confini, sono veramente super felice, infatti adesso... Non ho fatto vedere il gatto di prima, comunque, che è anche magenta, per cui siamo molto contenti. Tra l'altro, come vedete, la nostra relazione è un pochino invasa dai gatti, di cui siamo super fieri, quindi li esponiamo. Grazie mille, mi date una scusa per rompere le scatole alla Takemia di nuovo e dirle ciao, guarda cosa hai vinto, cosa abbiamo vinto. Lavorare con Keiko Takemia è straordinario ed è sempre molto bello perché lei è sempre super disponibile a fornire materiali, fornire artbook, e quindi quando lavori con autori così disponibili e così pronti ad aiutarti a fare una bella edizione è anche facile fare una bella edizione. Poi ovviamente... Giorgia, noi ti vogliamo far dire qual è la nostra motivazione, che adesso ci legge Rossella, per la vittoria di questo box. Non era soltanto dovuta al titolo, ma era anche dovuta all'edizione, esatto. Sì, sì, certo. Allora, Verso la Terra era una mancanza piuttosto pesante nel panorama editoriale manga italiano. J-Pop ce l'ha portato come anteprima a Lucca 2019, in un elegante box da collezione formato da tre volumi, 12x17 per 360 pagine, alcuni a colori molto belle, ed elegante e colorata sovraccoperta, che dà grande risalto ai disegni dell'autrice, il tutto ad un prezzo competitivo. Diciamo che questi sono i box che ci piace comprare anche a quel prezzo, perché devo un livello altissimo. Devo fare uno shout out ai nostri grafici, ovviamente, in particolare Giovanni, che ha fatto queste copertine molto belle. Io voglio anche dire che è un po' un premio a tutto quello che avete fatto, anche a livello di tutte queste edizioni di shoujo classici, di autrici classiche, che hanno tutte una veste veramente strepitosa. Diciamo che Verso la Terra è un premio che un po' copre tutti quelli, no Rossella, che sono anche le collection che ci hanno regalato in questo 2019-2020. Sì, anche la collection della Moto Agio è molto molto bella, quindi c'era tanta scelta anche qui. Speriamo di vincere lo stesso premio l'anno prossimo col boss di Lady Oscar, perché ogni anno noi cerchiamo di alzare l'asticella. Adesso vi rimandiamo in panchina, ma penso che come sempre ci rivedremo anche dopo, perché ora c'è una guerra sulla riedizione che è stata veramente una battaglia dentro la redazione, perché
qui non si conta solo l'amore per il titolo, ma dovevamo votare anche com'era questa riedizione, e la battaglia è stata davvero davvero dura all'interno della giuria. Io ho visto, c'è stata parecchia discussione. Vediamo che chi è arrivato in finale. Titoloni, eh? Il Clan dei Po, edito da J-Pop, La Mu, edito da Star Comics, e Slam Dunk, edito da Planet Manga. Vabbè, proprio titolini presi, allora, proprio sullo scaffale. Sì, premesso che sono tutti titoli bellissimi proprio a livello di manga in sé, quindi abbiamo poi cercato di valutare anche un po', sì, la riedizione, ma anche un po' il contenuto, l'estetica, quindi abbiamo messo insieme anche un po' di altre cose. E quindi il vincitore, quindi... è La Mu di Star Comics. La mitica La Mu, che sta vivendo veramente una seconda giovinezza adesso con il manga e anche con l'anime, che abbiamo visto essere arrivato finalmente, sì, la serie in Blu-ray con tutti i bellissimi film. Io a questo punto chiamerei davvero con piacere gli amici di Star Comics. Mitico Poschi, e abbiamo oggi veramente l'onore di Claudia Bovini, che ringraziamo di essere veramente venuta fra di noi. Veramente grazie anche per averci regalato questa, che era una riedizione che aspettavamo da tantissimo tempo e che è arrivata, ma non solo come riedizione, ma con tutto quello che c'è stato, anche il grande lavoro che avete fatto dietro e che abbiamo visto e che abbiamo voluto premiare. Bene, grazie a voi per averci premiato, siamo veramente molto molto contenti di ricevere questo bellissimo video. Siamo grandi fan dei vostri premi, infatti alle mie spalle ne potete vedere una selezione, io li ho rubati tutti perché è nota la mia passione per i gatti. Tra l'altro, Rossella adesso ci dice anche la motivazione, no? Perché vabbè, l'abbiamo più o meno dette, ma giustamente il protocollo vuole la sua parte. Sì, allora, scusate. Il capolavoro di Rumiko Takahashi ritorna finalmente in una nuova edizione, così da permettere anche ai nuovi lettori di scoprire la delirante e fantasiosa opera della Sensei. Così come Ranma, La Mu è un manga senza tempo, la cui geniale comicità non smette mai di sorprendere e divertire. I corposi extra presenti in ogni volume sono un graditissimo plus per conoscere tantissime curiosità su trama e personaggi. Assolutamente. Ho un'altra piccola curiosità per voi. Praticamente, quando abbiamo creato questa edizione, abbiamo dovuto selezionare, perché sono due volumi accorpati in un unico, abbiamo dovuto fare la selezione delle copertine e abbiamo dovuto scegliere quelli di redazione secondo le nostre solite tecniche, cioè fare cazzotti per chi sceglie la cosa che gli piace di più, e ne abbiamo dovuto lasciare fuori ben 17, però non saranno sprecate perché saranno poi inserite all'interno dell'ultimo volume. Ah. Non lasceremo nulla al vento. Questa è veramente una grandissima notizia per tutti i fan della mangaka, Rossella in primis, e ovviamente anche di La Mu. Io vi saluto, ma anche voi mi sa che ci rivedremo presto, eh? È molto difficile fare questa scelta di La Mu. Comunque volevo ringraziare anch'io, effettivamente le commedie di Rumiko Takahashi hanno fatto la storia delle commedie manga. Magari per alcuni lettori nuovi sono meno ovvie che per noi, che ormai abbiamo una certa stagionatura, ma a me sorprende come siano ancora contemporanei, se li leggi adesso, e siano invecchiati benissimo rispetto ad altri manga contemporanei dello stesso periodo, che invece sanno effettivamente di vecchio passato, per cui proprio... Guarda, lo pensavo l'altro giorno quando leggevo l'ultimo volume di Storie brevi della Takahashi, A cena con la strega, che devo dire ci è piaciuto tantissimo. Erano tutte storie che non conoscevamo, e anzi consiglio vivamente, ma se già non l'ho fatto altrove in tante altre live, ecco, se volete un entry level per la Takahashi, che magari pensate La Mu veramente tanti volumi, cominciate magari con queste storie brevi che sono tutte fantastiche, anche se parlano di vecchini o impiegati, sono tutte storie in cui ti ci ritrovi anche se non automaticamente, veramente non hanno tempo secondo me. Verissimo. Per noi le storie di vecchini in realtà è facile immedesimarci. Assolutamente sì. Io volevo, ciao ragazzi, il mio amico Livio. Ciao Livio.
Complimenti. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Abbiamo anche una sorpresa per voi. Abbiamo sorprese un po' per tutti stasera. Aspettatevela. Ci vediamo dopo. Ciao, ciao. E quindi niente, Rossella è felicissima, la sua Lamù ha vinto la riedizione, siamo tutti contenti perché chi è che non è stato innamorato di Lamù? La scheda più visita di Anime Click l'abbiamo già fatta, è arrivato il momento di miglior editore, uno dei premi più ambiti insieme con miglior serie manga da parte di tutti gli editori, quindi vediamo un attimo chi abbiamo deciso di votare come miglior editore per il 2019. Allora, come miglior editore manga avevamo J-Pop Manga, Planet Manga ed Edizioni Star Comics. Quest'anno c'è tutto il trittico principale che non è mancato all'appello. Anche qua c'è stata parecchia discussione perché ognuno di noi ha il suo editore del cuore, è inutile dirlo, come sia la squadra del cuore, però poi abbiamo cercato di trovare un punto in comune, soprattutto per quelle che sono praticamente, cioè, abbiamo visto tutto l'anno le edizioni, un po' tutto, poi lo spiegherà abbondantemente Rossella, però a questo punto non lo dice Rossella il vincitore, ma mandiamo un video, una sorpresa, come dicevo. Il vincitore miglior editore 2019 è J-Pop. Complimenti ragazzi, ancora una volta avete dimostrato di essere i migliori. E quindi a questo punto richiamerei Daniel e Giorgia. Vi abbiamo fatto noi la sorpresa questa volta. Mamma che sorpresa ci avete fatto questa volta. Vediamo che siamo in due stanze, una di fianco all'altra, abbiamo fatto all'unisono. Oh! Con un po' di lacrima anche in effetti. E, vabbè, ovviamente un enorme abbraccio a Claudia e a Marco e un enorme ringraziamento a voi per questo premio, sicuramente. Sì, e oltretutto, per chi non lo sa, i due ragazzi di prima sono due utenti dei social di J-Pop che si sono conosciuti e si sono innamorati su quei social, e quindi l'anno scorso i ragazzi di J-Pop gli hanno dedicato, e quello che avevano in mano era il premio di miglior editore dell'anno scorso, e quest'anno abbiamo voluto fare un richiamo a quello che era l'anno scorso, facendo in modo che siano stati proprio loro a darvi la notizia di essere stati i migliori editori. Abbiamo anche qui una motivazione, no? Sì. Rossella. Sì. Allora, l'editore che nell'anno 2019 più si è contraddistinto per cura dei particolari nelle edizioni, per le iniziative verso il pubblico, per la continua copertura di più categorie narrative, mantenendo in maniera ottimale il rapporto qualità-prezzo. Ragazzi, continuate così a questo punto. Se... Prego Daniel. Scusate, noi siamo nello stesso ufficio, seppur separati, quindi abbiamo un po' di echi, eccetera, perché siamo venuti in ufficio apposta per questo oggi. E noi vi ringraziamo. No, con enorme piacere. Possiamo avere un minuto per fare un paio di ringraziamenti su questo premio, certo, che ovviamente per noi è super importante, correggimi se sbaglio Alex, però è anche una conferma di quello assegnato dal pubblico, no? Non sempre quest'anno. Quindi sì. Io innanzitutto, come l'anno scorso, ci tengo soprattutto a ringraziare i nostri lettori, su cui magari torniamo un po', ma c'è anche da dire che J-Pop non siamo sicuramente solo io o Georgia, no? O le persone che vengono viste un po' più spesso, ma un team di tante persone che, soprattutto in quest'anno un po' difficile, secondo me, anche se il premio è del 2019, però secondo me quest'anno ha dato veramente grande prova di sé. Probabilmente Giorgia vuole aggiungere qualcosa a questo mio pensiero un po' generale. oddio, aiuto, sì, ovviamente ogni anno è sempre una grande sorpresa e siamo super felici e super soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto e delle persone con cui lavoriamo. Marco, che non è qui con noi oggi, è sicuramente la persona a cui vorrei dare in mano questo cazzo che non abbiamo, però.
e poi appunto grazie Daniel. E ci teneva anche a salutare tutti quanti e a ringraziarvi, purtroppo non poteva fare neanche un'incursione oggi, ma ci ha detto mi raccomando salutate e ringraziate tutti i nostri lettori e il fantastico team di Anime Click. Visto che vi trovo qui, ovviamente farò la stessa domanda che ho fatto a Francesca per Planet Manga. In questo momento particolare magari i lettori vogliono essere un po' rassicurati, visto che l'altra volta purtroppo al primo lockdown c'è stata una chiusura ovviamente delle tipografie, c'è stato un momento in cui le uscite sono saltate. Voi in quanto J-pop come potete, che rispondete in questo momento? Poi tra l'altro voi siete in piena zona rossa a Milano. Beh, se posso dire qualcosa, questo è il nostro secondo rodeo, per quanto sia una cosa, cioè sia una situazione assolutamente grave e terribile, siamo è il nostro secondo rodeo, quindi siamo un briciolo più tranquilli, stiamo continuando a lavorare regolarmente, anche se, come diceva Daniel, non dall'ufficio, e stiamo facendo il piano per il 2021, quindi... Diciamo che noi assolutamente ci impegneremo, soprattutto per non lasciarvi senza letture, questo è assolutamente certo. E poi se può... Daniel ci schiavizza sui social, quindi sicuramente faremo tante attività. Se posso aggiungere, ovviamente anche per chi magari non è in zona rossa, eccetera, sicuramente c'è un lockdown in corso, ma che è comunque un po' diverso da quello di marzo, no? Non è comunque un po' meno pesante anche psicologicamente. Noi ovviamente la nostra intenzione è di continuare a fare il nostro mestiere e di farlo nel migliore dei modi possibile da casa. Noi ci siamo ritrasferiti a casa un paio di settimane fa ormai, però è anche vero, come accennava anche la collega, che non possiamo sapere che cosa succede, cioè di settimana in settimana, e ovviamente da un lato la nostra premura sarà nei confronti dei lettori, ma dall'altro anche dei canali. Cioè, per cui ovviamente ci teniamo anche a capire che cosa succederà con le fumetterie, con le librerie, eccetera, eccetera, se succederà altro, e cercheremo di informarvi al più presto sulle nostre decisioni, quello sì. Però speriamo che non bisogna arrivare a questo, nel caso saremo pronti. Noi non vi abbiamo mandato il gatto per un motivo particolare, il gatto è a casa nostra e noi vogliamo assolutamente darvelo di persona al primo momento opportuno, o saremo noi a Milano o alla prima fiera che finalmente verrà fatta, perché fondamentalmente ci teniamo a darlo a Marco e a darlo noi di persona. Quindi questo sì, abbiamo spedito a tutti gli editori i gatti, assolutamente, perché ci tenevamo comunque a dare un segno di continuità, però anche proprio per segno di continuità noi abbiamo piacere a questo punto di darvelo di persona appena sarà possibile, speriamo veramente in breve tempo. Saremo felicissimi sicuramente di riceverlo di persona, ormai il vedersi di persona è la cosa a cui aneliamo di più, quindi sarà sicuramente bellissimo. Io volevo fare un ringraziamento a Anime Click, in realtà il mio ringraziamento era... siete una community, siete una realtà con cui abbiamo rapporti da tantissimo tempo, siete sempre stati molto giusti con noi, quando siamo stati bravi ci avete sempre detto siete stati bravi, quando abbiamo fatto degli errori giustamente ce li avete sempre fatti notare, ed è proprio grazie a una community come la vostra e al vostro supporto che siamo potuti crescere e arrivare dove siamo, quindi grazie mille. Non posso che accodarmi a questo e fare un ultimo ringraziamento appunto ai lettori che nel primo lockdown in tantissime occasioni ci hanno tenuto compagnia anche con messaggi, forza ce la faremo, no? Sia sui nostri canali social ufficiali che privati, e che anche loro sanno però quando ci devono dire le cose che non vanno bene, per cui è una cosa che ci piace molto, ringraziamo tantissimo Anime Click e tantissimo tutti i nostri lettori. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao, grazie. Ciao, grazie ancora. Però c'è l'ultimo premio da dare. No, aspetta. Abbiamo saltato la scheda più visitata. Tu hai detto l'abbiamo fatta, ma non l'abbiamo fatta. Ah, giusto. La scheda più visitata di Anime Click. È vero. Ragazzi, io ho un'età. Hanno detto giustamente Posocco. I vecchini, in realtà, della Takahashi hanno molto di quello che io, in cui mi rispecchio. Okay. Scheda manga più visitata. Qua sono già in ordine. Sì, al terzo posto. Attacco dei Giganti, al secondo posto Demon Slayer e al primo posto The Promised Neverland.
Io a questo punto richiamerei giusto Daniel per un commentino, che avete vinto anche questo. No, fate entrare anche Geo, visto che Neverland è molto, molto suo. Era completamente scordato, sì, sì. Ecco, questo è proprio la scheda più visitata e più ricercata. Sì. Beh, prego. No, vai tu, Geo, vai tu. Beh, The Promise, siamo assolutamente sicuri che The Promise Neverland meriti, perché è una serie assolutamente importantissima, e soprattutto appunto a tali cliffhanger che magari andavano a cercare, chissà cosa dicono, chissà se trovo spoiler. E siamo anche abbastanza tristi perché si sta avviando al finale, a marzo pubblicheremo il 20, che è l'ultimo volume, e, però dai, a gennaio almeno avremo la seconda stagione anime e tutto il resto, quindi Promise Neverland vive! Quindi grazie mille, siamo super felici. Ovviamente significa che è molto molto amata dal pubblico, che continua a cercarla e a visualizzarla. Sì, io qui faccio anche un piccolo, a parte un grande ringraziamento ai lettori che continuano a cercare Promise Neverland ovunque, come anche hanno fatto all'Amazon World, che è stato, avete pubblicato la notizia anche voi, sei risultato primo, no? In quella classifica. Sì. Qui un piccolo ringraziamento al mio team di comunicazione, che comunque quotidianamente comunica tutte le nostre property e fa in modo che la gente il più possibile sappia che cosa sta uscendo e quando. E per cui un ringraziamento ai miei ragazzi va assolutamente fatto. Quindi grazie di nuovo a voi e grazie a tutti. E noi e i nostri gatti siamo Magenta, oltretutto. Esatto. siamo molto felici. Grazie mille. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ciao. Tra l'altro, The Promised Neverland, Rossella aveva vinto come miglior serie proprio l'anno scorso. Vedi, non sono così vecchio che non mi scordo completamente le cose. Però adesso ci sta miglior serie manga del 2019. Sì, sì. E beh, uno è il premio insieme col miglior editore più ambito, perché chi ha indovinato? Sì, perché chi ha indovinato il titolo manga più importante e più famoso del 2019? Non è una cosa così scontata, vediamo. No. Allora, i nostri candidati sono Beastars, edito da Planet Manga, Demon Slayer, edito da Star Comics, e Girl from the Other Side, edito da J-Pop Manga. Vedi, questa è già una differenza rispetto all'utenza, che invece ha votato le gemelle insieme a questo... Però diciamo che più o meno i voti staff-utenza coincidono. Quindi a questo punto siamo di fronte a tre titoloni. Vediamo chi ha vinto. Questa era una appunto delle cose su cui abbiamo un attimino perso più tempo, perché veramente ci volevano tutti manga al primo posto. Dopo il video, questa è una sorpresa, non rovinarla, Alex. Prima chiamiamo il vincitore, che ormai allora è stato spoilerato. Il vincitore è Demon Slayer. E quindi a questo punto richiamiamo lo staff Star Comics, che ha indovinato, ragazzi, avete indovinato il titolo. Ci sono ancora frasi che si possono dire su Demon Slayer, perché ormai è stato detto tutto. Cioè, diciamo che effettivamente la sorpresa non c'è, perché Demon Slayer è un titolo che è stato qualcosa di clamoroso. Ecco, vedi, un Nanezuko... Rossella, vuoi dirci le motivazioni? Se sì. Le tante. Sì, abbiamo riassunto un po'. Il manga dei record che è riuscito a conquistare con facilità anche il pubblico d'oltreoceano, trasportandoci in un Giappone in bilico tra tradizione e modernizzazione, Demon Slayer fa suo il lettore, conquistandolo con la confortevole sicurezza di elementi già rodati, ma che nella genuina profondità dei suoi personaggi e dei loro legami riesce a regalare forti emozioni a ogni nuovo numero. Sì. Ragazzi, complimenti veramente per essersi accaparrati quello che è uno dei titoli, penso, più chiacchierati e più venduti degli ultimi anni. Ci potete dare magari... Fate complimenti a Posocco, che l'ha scovato. E quindi il colpevole è lui, è il mitico Christian. Grazie Claudia. Sì, beh, il tempo in cui abbiamo preso Demon Slayer ancora non c'era tutto questo ambaradan. Poi, ovvio, sui titoli interessanti di una rivista come Shonen Jump, più o meno gli editori ci sono sempre. Però un conto è esserci su una cosa top nel momento in cui è top, e un conto è riuscire ad avere una scommessa prima che questa poi esploda, che è quello che è successo nel nostro caso con Demon Slayer.
che avete detto voi ha frantumato tutti i record, che tante persone criticano, ma è normale perché più si sale e più ci si espone anche alle vanno critiche. Vanno a disturbare persino il povero Miyazaki che butta la spazzatura ormai. No, beh, infatti, Demon Slayer è diventato un vero e proprio fenomeno di costume, si è trasformato in qualcos'altro, non è più neanche un successo manga, è oltre, quindi è normale che ci siano critiche e tutto quello che Demon segue. Sì, tra l'altro due cose volevo dire a riguardo, che la critica o comunque la cosa principalmente che viene mossa riguardo al successo di Demon Slayer è che è tutto merito dell'anime. Ora, sarebbe da pazzi negare che un anime così spettacolare, un'esperienza audiovisiva veramente da visibilio come non si era vista, a livello tecnico mi viene in mente, non so, Cowboy Bebop, Evangelion, a livello di impatto, però poi l'esplosione sociale di Demon Slayer ha superato anche tutti i predecessori. E quindi sarebbe stupido dire no, ma se non ci fosse stata la ciccia, i rapporti umani, la profondità di cui ha parlato Rashi, la storia veramente coinvolgente, i personaggi forti, comunque il manga non avrebbe potuto avere certi risultati, la gente avrebbe solo guardato l'anime, il manga avrebbe provato a leggerlo e poi avrebbe detto ma non è la stessa cosa, lasciamo perdere, invece è stato il compreso. Al punto che ormai Demon Slayer è tradizione orale in Giappone. Leggevo il blog di un insegnante italiano che racconta di aver sentito i bambini dell'asilo giocare a Tanjiro e Nezuko. Tanjiro, per chi mi prende in giro perché dico Tanjiro, Tanjiro. Devo dire Tanjiro? No, Tanjiro non lo dico, scusate. Eppur non avendolo visto, perché ovviamente non è un prodotto per bambini dell'asilo, ma ne hanno sentito parlare degli amici, per cui ormai in Giappone ci sono le leggende di Demon Slayer, sono cultura popolare condivisa, è una cosa fantastica. Per cui, ragazzi, grazie. Io vi chiedo un'altra cosa, visto che l'ho chiesto anche agli altri, fondamentalmente sarebbe assurdo non chiederlo anche a Star Comics, tanti lettori che avete. Come state vivendo questo seconda, cioè non dico lockdown, ma seconda ondata di pandemia, e cosa si possono aspettare i lettori da voi? Cioè, come state affrontando la cosa? Allora, siamo intanto l'Umbria è appena passata in zona arancione, quindi comunque diciamo che la situazione non è proprio eccellente, è una regione piccola, quindi comunque i casi stanno moltiplicando, un po' problematico. E, per quanto ci riguarda, comunque stiamo mettendo in atto tutte le misure di sicurezza per fare in modo che comunque la produzione, perché noi abbiamo la tipografia interna, questa è una cosa importante da proteggere in questo momento, perché da questa dipende chiaramente la nostra capacità di poter portare avanti il piano editoriale. E quindi stiamo lavorando utilizzando tutti i sistemi di sicurezza possibili per far sì che il sistema non si blocchi, quindi turni, quindi lavorare sempre nelle stesse coppie di persone, evitando insomma che si possa andare a interrompere il ciclo di lavoro. E per il momento fortunatamente non ci sono problemi, stiamo cercando di fare il nostro meglio anche per aiutare le fumetterie, come al solito purtroppo sono sempre l'anello debole della catena, diciamo, quindi abbiamo confermato per esempio anche la possibilità di effettuare il reso, cosa che comunque non è così normale per le fumetterie, l'abbiamo confermato proprio questi giorni. E per il momento non ci saranno stravolgimenti del piano editoriale, perché comunque appunto fortunatamente le fumetterie librerie sono state considerate essenziale, comunque sarà comunque possibile distribuire e vendere i prodotti all'interno delle punti vendita. Quello che sarà domani lo vedremo, perché comunque noi siamo estremamente flessibili, come abbiamo fatto per lo scorso lockdown, vedremo passo per passo cosa ci si farà davanti, in base a quello agiremo per fare in modo che tutto rimanga più o meno in equilibrio. Questa è la cosa che ci interessa, insomma, che non ci siano dei canali di vendita avvantaggiati, che tutto prosegua, diciamo, normalmente. Quindi facciamo il nostro meglio. Vi raccomando, ragazzi, veramente siamo sempre con voi, se possiamo esservi d'aiuto sempre per veramente incoraggiare sia voi editori che le fumetterie, perché chi ama il fumetto deve assolutamente sorreggere l'industria del fumetto. Un'ultima cosa che vi chiedono i fan proprio su Demon Slayer, se darete spazio a qualche altro gadget che dal Giappone abbiamo visto cosucce interessanti.
Abbiamo un bel programma, cioè abbiamo i nostri programmi, perché comunque sia appunto Demon Slayer si presta moltissimo a creare delle cose carine, interessanti, quindi sicuramente non finisce qua, ci saranno altre cose in futuro. Non tutto quello che esce in Giappone può essere riproposto in Italia, però purtroppo. Anche... Però possiamo inventare, possiamo inventarci delle cose, come è accaduto fino adesso, peraltro, perché comunque i gadget che voi avete in mano tendenzialmente sono originali, cioè li creiamo noi e non sono quelli che escono in Giappone. Quindi è una cosa positiva, penso, anche per i lettori. Ragazzi, io vi ringrazio di essere venuti, davvero. Dimmi, scusa Ale, non c'è qualcosa da far vedere a loro? È perché l'avevamo praticamente già fatto vedere, però in realtà abbiamo una sorpresa. Facciamo vedere la sorpresa effettivamente, vedi? Ma perché so? Vai. Scusa per la faccia. Pomeriggio! Ciao Claudia, ciao Christian. Ringrazio Alessandro per avermi permesso di salutarvi con questa videocartolina d'auguri, diciamo, perché ho saputo che Demon Slayer ha vinto l'Anime Click Award come migliore manga pubblicato in Italia nel 2019. Mica male, dovreste essere orgogliosi. Chiaramente anche io nel mio piccolo non posso non essere un po' orgoglioso per aver fatto anche la mia parte, diciamo. Sono veramente contento di questo. Quando l'ho tradotto il primo volume di Demon Slayer mi era piaciuto, era bello, intrigante e si vedeva secondo me che aveva del potenziale, però sinceramente le notizie che sento arrivare dal Giappone e quelle che sto sentendo qui in Italia vanno oltre le aspettative. Comunque, ora non ci resta che continuare a lavorare sodo e cercare di fare il bis anche l'anno prossimo. Andrea, abbiamo fatto una sorpresa. Beh, molto carina l'idea di queste cartoline, molto carina, bravi. Sì, con Andrea ci siamo divertiti tantissimo anche durante il lockdown, abbiamo coinvolto in un sacco di nostre live perché è importante, a parte che è uno dei traduttori dei nostri principali top seller, quindi era, ogni volta che si diceva chi chiamiamo per parlare di manga, chiamiamo Andrea. Anche traduttore di My Hero Academia ha davvero tanti successi, però ovviamente adesso è sotto l'occhio proprio per Demon Slayer, è un po' un premio anche per lui che ci lavora da ormai tanto tempo. Ragazzi, davvero, grazie ancora, grazie di aspettarvi. Due cose solo al volo. Uno, volevo complimentarmi anche con i nostri colleghi per i premi che hanno vinto anche loro. Volevo ringraziare anche da parte di Star Comics comunque il pubblico, la community e la catena che è nominata anche da Daniel, perché il lavoro che non si vede, che giustamente non si vede anche di un editore, consiste anche nel cercare di proteggere, come ha accennato anche Claudia prima, quello che è la catena di distribuzione del fumetto, i negozi, i distributori, tutte quelle persone che comunque servono a sostenere la cultura del fumetto in Italia. E senza di loro nulla sarebbe possibile, senza i lettori, senza gli appassionati, anche sia quelli che non parlano sui social, che magari sono una grande marea non visibile che fa grandi numeri, sia invece quelli più attivi nei social, che hanno dei gusti più raffinati, più complessi, che danno tanti feedback. È bello, un bel lavoro. E ultima cosa, volevo salutare, visto che c'è un certo mio amico da Vicenza, e saluto anche lui, che prima di andarmene. Assolutamente, ripeto, cioè tutta la filiera e soprattutto chi il manga nasce da editore, ma nasce anche da chi lo deve scoprire, da chi ci lavora, dall'editor, dal traduttore. Noi in tutto questo periodo, anche lungo, senza fiere, abbiamo cercato di dar voce anche a quelle persone che in realtà voce non ne hanno quasi mai perché lavorano un po' dietro le quinte. In realtà appunto la community è fatta da voi, da noi e da tutta questa bellissima gente che magari merita di avere un attimo di notorietà, anche perché comunque grazie a loro e grazie a voi che vediamo i manga qua in fumetteria, dove praticamente ci vediamo tutti i giorni per comprare i nostri editori preferiti. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Alla prossima. A presto. Ciao. Grazie. Ciao. E quindi finisce la parte manga. Quindi salutiamo Rossella. Posso fare un momento pubblicità per un manga che non siamo riusciti a inserire, ma che
ci piace. Ti vuoi approfittare della tua posizione, Massimo? Dai, sì. Tanto te il futuro. Sì, beh, era un manga che, diciamo, era nella rosa dei possibili per miglior nuova serie, che sarebbe Atelier of WeChat di Giant Manga, che è un manga che a noi piace veramente tantissimo e che, come altri, comunque avrebbe meritato... Sì, ancora qua Francesca stiamo dicendo che praticamente per noi Atelier era un altro titolo che poteva meritare fra i miglior titoli del 2019. Assolutamente. Che è anche un altro lavoro. Chissà perché dietro tutti i titoli di successo di Planet Manga ci sta Francesca. Tra l'altro quasi tutti però quelli che erano qua in finale, compreso Slam Dunk, ci sei te come editor, guarda caso. C'è una mano. E quindi volevamo nominarlo comunque. Hai fatto benissimo. Rossella, ci salutiamo, come sempre ci si rivede su Anime Click per quanto riguarda tutte le schede manga, mi raccomando ragazzi, c'è un lavoro veramente enorme dietro queste schede da parte di tanti ragazzi che ci danno da fare e cercano di aggiornare. Penso che è un database che in realtà noi vogliamo sfruttare ancora tanto e nel 2021 abbiamo in serbo una sorpresa bella grossa, se un attimo siamo un po' fermi dovuti a questa situazione piuttosto particolare, ma non avendo fatto le fiere, diciamo, abbiamo risparmiato qualche soldino, abbiamo pensato ancora una volta alla community e quindi tutti quelli che sono gli introiti che abbiamo avuto quest'anno li devolveremo per cercare di rendere il nostro database ancora più fruibile in una maniera che forse un giorno riusciremo a annunciare in pompa magna. Ma diamo qualche input anche adesso, perché fondamentalmente è una cosa da noi molto voluta, in primis perché siamo staff, siamo lettori di manga e vogliamo assolutamente sfruttare il nostro database. Grazie Rossella, alla prossima. Ciao. 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 A questo punto non so se, perché non vedo chi purtroppo è arrivato, se è arrivato il mio amico Zetone, Zette. Oh, eccolo Giovanni, io non sono vedevo, qui. Grande. Sono qui, scusami, non ma io mi libererete purtroppo... mai di me. un mito, io purtroppo non vedo perché sono messo così col cellulare, perché essendo venerdì 13 alle ore 17 me la sono cercata e non è funzionato niente, computer, avevo pure qua il road, tutto qua, cioè, e quindi sto col cellulare. Come stai Zet, come va? Allora, va bene, vorrei dire che mi sento ufficialmente guarito, però sai, c'è sempre la roulette. Mi ha fatto preoccupare. E vabbè, sono risultato positivo al Covid, così anche tutta la mia famiglia purtroppo, a partire dalla mia piccola, dalla mia bambina. I primi giorni non sono stati per niente belli né piacevoli, però ormai dopo 2 settimane il grosso è passato, abbiamo rivisto la luce, mettiamolo così. Adesso settimana prossima ci sarà la roulette dei tamponi e chissà che questo incubo sia finito. Cosa ne pensi un po' della situazione manga, dei premi che abbiamo dato? Hai letto qualcosa? Tu in primis sei un grande lettore di fumetto occidentale, però anche di manga. No, assolutamente. Io in tutto quello che sono i miei contenuti, Il Trono del Re, Lega Nerd, ovviamente parlo tantissimo di manga. Avete dato premi alla maggior parte dei titoli che io stesso ho inserito esattamente un anno fa nella classifica delle migliori uscite del 2019. Ci sono alcuni titoli di cui sono particolarmente innamorato, alcuni titoli... come per esempio Beastars, assolutamente, Promised Neverland, come assolutamente tutta l'opera di Kabi Nagata, che è veramente è stata molto molto anche una rivelazione per il mio tono di letture medie. Io non sono uno dei fan di Demon Slayer, no? Faccio parte dell'altra parrocchia, diciamo, no? Mi dispiace solo non aver visto un titolo, devo dirti la verità, io sono profondamente innamorato di Summertime Rendering. Assolutamente, che è anch'io. Un titolo che io adoro veramente tantissimo e che meriterebbe davvero l'attenzione di tutti. Poi mi sono innamorato recentemente di Heavenly Delusion, continuo a essere innamorato anche di Echoes, per esempio. E un altro titolo roba, molto sottovalutato. Mamma mia ragazzi. Vabbè, ma Kei Sambe per me è veramente... leggo tutto, qualsiasi cosa voglia scrivere Kei Sambe io la leggo proprio senza problemi. Però sai qual è il problema? È che la scelta ormai è talmente vasta che anche il portafoglio deve fare delle scelte, quello che è detto anche in separata sede ai miei ragazzi, dice, poi alla fine noi ne leggiamo tanti, però alla fine diventa complicato poter leggere tutto perché ormai la scelta è talmente vasta, è tutta di qualità,
che effettivamente in un anno recuperare tutto quello che è consigliabile è veramente difficile. Tu che dici? Allora, noi facciamo un lavoro che è benedetto perché leggiamo fumetti per lavoro, vendiamo fumetti per lavoro, quindi è una cosa veramente meravigliosa. Per citare il mio amico Antonio Solinas di Panini, è il più bel lavoro del mondo, lo dice sempre, e in effetti lo è. Però c'è da dire una cosa. Tu prima hai chiesto agli editori, ai vari amici, Coconino, J-Pop, Star, eccetera, questa situazione anche della pandemia, eccetera. Ebbene, se c'è un prodotto in Italia, una categoria merceologica che ha affrontato meglio di tanti altri il passato lockdown e sicuramente affronterà bene anche la situazione attuale, è stato proprio il fumetto. È incredibile come tante fumetterie siano riuscite a recuperare i fatturati persi durante il lockdown, durante i mesi estivi, e quanto tutto il pubblico sia rimasto affezionato anche alle proprie fumetterie, contribuendo e cercando di non tradire poi anche sì. I propri commercianti. Quindi c'è da dire che sì, è vero che il portafoglio ha dei limiti, c'è anche da dire che però la passione che l'Italia dimostra in questo momento per il mondo dei fumetti in generale, poi sappiamo che il manga in Italia è assolutamente il prodotto che la fa da padrone, è risultato veramente incredibile, a dir poco incredibile. Quindi questa passione può vincere anche determinati momenti di crisi. Credo che di questo tutte le case editrici debbano essere consapevoli, proprio per comportarsi in maniera sempre più responsabile nei confronti dei lettori, dei negozianti, di tutto il sistema. Zetto, noi volevamo innanzitutto farti gli auguri di pronta guarigione e ti vediamo in grandissima forma, questo mi riempie di gioia. Sono pallido come una bestia, guarda, no, tra il mio microfono e me non c'è differenza. E magari volevi lanciare un messaggio a tutti i ragazzi, perché tu sei uno che lotta con noi, e magari dare un messaggio in questo momento a chi magari prende un po' sotto gamba la situazione, che non va bene, allora, non va mai bene. Allora, intanto grazie, un abbraccio a tutta la family di Anime Click, perché veramente siete dei grandi e ho sempre molto molto piacere ad interfacciarmi con voi. Io ve lo dico che non vedo l'ora di guarire, perché la prima roba che farò probabilmente sarà andare in Giappone. Non vedo l'ora di tornarci. Proprio ho bisogno di farmi questo regalo, ho bisogno veramente di ritrovare un certo tipo di normalità anche da questo punto di vista. Allora, l'unica cosa che posso dirvi è approfittare di questa bella vetrina per dire: ragazzi, state attenti, perché questa cosa che sta girando là fuori non è un'influenza, non è una cosa che manda in ospedale solo le persone anziane, eccetera, eccetera. No, non è niente di tutto questo. È una bestia subdola, particolarmente meschina. È entrata nella nostra famiglia in una maniera veramente misteriosa, perché ha contagiato la nostra bambina, che non va all'asilo, ma è entrato tramite la nostra piccolina, che per fortuna è rimasta asintomatica. Meno male. Proteggetevi, se uscite mettete i guanti, la mascherina, quando andate a fare la spesa fatevi un piccolo regalo, usate i guanti e sterilizzate le cose prima di portarle a casa, perché è un piccolo gesto che però vi può mettere veramente al sicuro. Non voglio essere tragico né niente, io non sono uscito, sto benissimo, eccetera. Adesso c'è un mio caro amico che in questi giorni è ancora positivo, che è Maurizio Merluzzo, gli ho scritto proprio ieri, e lui poverino c'ha febbre alta da parecchi giorni, continua con vari medicinali, eccetera. Non è una cazzata, ragazzi, non lo è. Avete la fortuna che in questo momento qualche mente illuminata, uso le virgolette, ha stabilito che i libri sono beni di primaria necessità. Sì, lo sono assolutamente, perché in queste situazioni qua i libri che possiamo leggere, che ci fanno compagnia, i nostri manga preferiti, i nostri fumetti preferiti, sono per noi anche un bellissimo sprono ad andare avanti, a passare delle giornate che altrimenti sarebbero molto più difficili. Quindi sì, sostenete le vostre fumetterie, sì, continuate a leggere i fumetti, le fumetterie sono aperte, sono considerati beni di prima necessità, quindi sono aperti anche nelle zone rosse, ma voi state veramente attenti. Cazzo, state attenti! Assolutamente sì, fatto benissimo. Un applauso proprio per Zet, anche virtuale. Senti, dove ti possiamo vedere? Fra poco vai in diretta. Ah, l'altro. Io sì, ho deciso di ritornare... Tra l'altro, guarda, ho messo la felpa giusta per voi oggi, guarda.
Grande, pure in guarda, giapponese. Guarda. Certo, assolutamente. No, io, vabbè, adesso, come ogni venerdì, sono live con il Trono del Re sul canale Twitch di Lega Nerd. Ho un sacco di roba. Adesso questa sera devo parlare anche di Chainsaw Man, assolutamente. Devo si vocifera anche di una serie anime, anche se non è ufficiale. Come. Devo parlarti del mio guilty pleasure, che ultimamente è Record of Ragnarok. La formula vecchia come il cucco. Formula vecchia come il cucco, ma che funziona sempre. Metti due persone, due entità, due personaggi enormi, giganteschi, potentissimi a scontrarsi dentro un'arena e io proprio basta, mi hai già comprato. Quindi 18:30 ovviamente sul canale Twitch di Lega Nerd e poi anche in contemporanea su Facebook e su YouTube, e sono lì con il Trono del Re per dire a tutti: sono tornato, ce l'ho fatta, e anche se non ho ancora il pezzo di carta in mano che dice vai che sei libero, mi sento bene. Alla prossima, Zet. Vediamo veramente di abbracciarci il prima possibile in una fiera o magari anche dal vivo. Basta. Il problema è che quando il problema è che quando ci abbracceremo, allora io ho un po' di drink che devo farmi con Daniel DJ Pop, un po' di birre artigianali speciali che devo farmi con Poschi di Star Comics, un po' di drink che devo farmi con te, con Enrico Simonato e tutti i nostri amici in comune. Speriamo che questa cosa arrivi presto, ma ragazzi, dai, la passiamo. Sì. Assolutamente. Ciao Zetta, alla prossima. E mi raccomando, alle 18:30 finita qua, potete direttamente andare sul canale Twitch. Grazie, ciao Anime Click, ciao a tutti. Ciao. E ora a questo punto farei entrare, non a Rush 88, perché sei tornata. Dovete farmi entrare Demi, che adesso toccano agli anime. Ciao a ecco tutti, io. Grazie per essere qui. Grande Demi della sezione news che viene qua a dare i vincitori invece della sezione anime. Sezione anime che è stato un po' più complicato da gestire. Cominciamo poi da quello che è il miglior titolo di NIT. Aspetta, Rox che si è dimenticata, era entrata per un altro motivo, che voi l'avete lasciata malamente, si è dimenticata il microfono di scoparsi Rox. No, volevamo dire che c'è Federica Lippi per parlare della situazione manga. Allora, vabbè, resta Demi e sentiamo Federica Lippi. Non lo sapevo perché non... Okay. Vivo nel... Avete cacciato Rox? Perché avete cacciato Rox? È così, è bello della diretta. Ciao Federica, non avevo più avuto notizie, sono veramente molto contenta che sei venuta. Susanna Scrivo mi ha parlato molto della situazione vostra, doveva esserci lei. Sì. Vedo che sei venuta a te e mi fa tantissimo piacere, perché oltretutto siete due nomi notissimi del traduzione manga e niente. No, noi vi seguiamo, come ho detto, anche lei rimane sempre molto stranita, ma gli appassionati come noi che vivono proprio di queste cose si vanno sempre a leggere chi è il traduttore manga, quindi ci fa davvero piacere. Non c'è Susanna, che spero presto, gli auguro di stare benissimo e di venire con noi a parlare in live anche con te magari. Però a questo punto anche avere te è un onore grandissimo, perché siete un po' finalmente una faccia dietro quei nomi alla fine dei manga. Grazie mille. Infatti, no, anch'io rimango sorpresa quando scopro che i lettori effettivamente leggono i nostri nomi, che in genere è una cosa che facciamo noi traduttori. Cioè, ognuno si legge il nome dell'altro, dice ah, vediamo chi l'ha fatto. E mi fa piacere sapere che insomma almeno abbiamo una visibilità, una riconoscibilità, ecco. Federica, noi avevamo sentito Susanna perché, come tutti ben sanno, abbiamo pubblicato a suo tempo un sondaggio per quanto riguardava i traduttori manga, in cui si palesava un po' quelle che erano le situazioni attuali in Italia. Tu ci vieni a parlare di questo? Sì, in realtà, esatto, quello che mi diceva Susanna, che il suo intervento sarebbe stato su questa cosa, giustamente. Noi abbiamo deciso di fare questo piccolo sondaggio internos, tra detti ai lavori, proprio perché intanto per, diciamo, per contarci, per darci anche noi stessi un'idea di quanti siamo, per chi lavoriamo, come funzionano le varie case editrici. Alcuni di noi lavorano da 10-20 anni, altri da 1-2 anni, cioè ci sono veramente tante variabili. E sono uscite fuori cose, insomma, interessanti anche per il grande pubblico, io penso. A prescindere dalla tariffa o insomma le cose più tecniche, però ecco, anche un discorso sulla visibilità, per esempio, è una cosa a cui noi teniamo particolarmente, perché proprio perché la figura del traduttore
ma anche molto spesso la categoria in generale, anche nella narrativa, e non parlo soltanto di fumetto, purtroppo nel settore del fumetto è la, diciamo, la situazione è un po' più drammatica rispetto a quella della narrativa, in cui c'è un riconoscimento maggiore proprio a livello di, ecco, di mestiere. E quello che dicevamo prima, Federica, magari tu non esco anche con Star Comics, con gli altri editori, cioè il manga è tutti, cioè tutta la filiera, che magari ha sempre un po', diciamo, le stesse persone che si vedono, però dietro c'è il lavoro dell'editor, c'è il lavoro della traduttrice. Ecco, quello che chiedete voi, magari un po' più di rispetto per questo lavoro, assolutamente. Sì, e come noi, appunto, c'è il grafico, l'editor, il letterista, quello che fa le onomatopee, cioè ci sono tante figure. E nel nostro piccolo, appunto, con questo sondaggio abbiamo voluto mettere un po' il riflettore sulla nostra categoria e far conoscere anche ai lettori, no? Quello che vanno a leggere, cioè chi ci lavora dietro, come viene trattato, quanto viene pagato, come funziona il lavoro, cioè dalle cose più banali a quelle un po' più, appunto, specifiche. Che riscontri avete avuto da tutto questo inizio, diciamo, della vostra attività anche da questo punto di vista? Ma guarda, è stato il sondaggio è uscito online su un sacco di siti, quindi comunque c'è stato abbastanza una distribuzione abbastanza capillare. Su Anime Click si è generato un bel flusso di commenti, abbiamo seguito un po' noi traduttori e traduttrici, abbiamo seguito, insomma, quello che si diceva. A volte i lettori sanno perfettamente quello di cui parliamo, altre volte no. Magari c'è proprio chi non sa come funziona anche un contratto, no. un incarico, ma giustamente, cioè, non è una cosa di dominio pubblico, quindi è giusto che le cose vengano spiegate chiaramente. E a livello lavorativo, beh, non ci sono state al momento né ripercussioni, fortunatamente, né insomma, né in un caso né nell'altro, però, insomma, la nostra iniziativa non era per muovere. Federica, però proprio per questo io ci tengo tantissimo, l'ho fatto anche con i subber, quelli che si occupano di sottotitoli e di traduzione degli anime, e a maggior ragione lo faccio con i traduttori manga. Abbiamo avuto anche Susanna, appunto, una volta in live, abbiamo avuto Maniscalco, ecco, ci farebbe piacere una volta, venite proprio, facciamo una live dedicata solo a voi traduttori, perché secondo me voi meritate una visibilità insieme con tante altre figure che cercheremo sempre comunque di seguire, che meritate una visibilità anche di fronte all'utenza che legge manga, che di solito non vi viene mai data e che secondo me, ecco, comunque ho visto già dei commenti sotto, nomi come il tuo hanno sempre un risalto, magari ci sono nomi un po' più meno famosi che meritano lo stesso anche tanta visibilità, certo, anche ragazzi magari, giovani che stanno iniziando. Esatto, magari sono semplicemente colleghi che hanno cominciato da meno tempo, ma posso proporre una cosa? Visto, certo, che voi fate questi interessantissimi premi che vengono seguiti da un sacco di persone, ma un premio sulla traduzione? Cioè, guarda, aggiungere... ne parlerò con Susanna, perché ovviamente deve essere fatto da voi e deve essere un premio istituito da voi, quindi magari ne parlo proprio con voi e da qui può nascere un premio per la traduzione, perché siete soltanto voi traduttori che potete premiarvi e sapere esattamente che cosa vince. Quindi, a maggior ragione, adesso che è nato questo rapporto speciale fra noi e voi, io a questo punto l'anno prossimo davvero un premio per la traduzione lo si può fare benissimo, però deve essere scelto appunto dai traduttori, perché non c'è assolutamente miglior giudice di chi fa il tuo lavoro. Ok, penso, giusto. No? Sì, beh, i lettori possono dire la loro sulla, che ne so, sì, sulla scorrevolezza, sulla chiarezza, cioè, ovviamente il lettore però giudica... Conto quello... è... Ecco, l'italiano, però un conto è la traduzione, molti si confondono fra quello che è un adattamento con una traduzione, che come sempre, già dai tempi di un certo individuo, di una certa persona che creava un po' di difficoltà nella sua forma di adattamento, d'altronde comunque ancora sento tantissime volte, però ecco, lì lui non era traduttore, faceva l'adattamento, molte volte le persone confondono, ed è bene comunque chiarire le differenze, a maggior ragione, perché alcune volte si dà la colpa ai traduttori di cose che non hanno, assolutamente, di colpe che non hanno. Federica, grazie di essere stata con noi, e allora grazie a questo punto vi do appuntamento alla prossima volta in live solamente con voi. Grazie mille, grazie a tutti, alla prossima. Buona serata. Ciao. Allora, insomma, nomi grossi, adesso mi tocca Demi, perché mi tocca Demi? Ah sì, per gli anime, ok. Demi, poverino, è un po' la nostra mascotte, quest'anno doveva venire a Lucca e purtroppo il Covid
procura anche queste disgrazie, dai. Mi però il prossimo anno magari, prossimo tanto. Anno magari Demi non ti portiamo direttamente noi. Senti, facciamo un po' un premio a migliore editore di Init. Diamo certo. Un premio alla migliore edizione di Init. I candidati erano The Promised Neverland, Mirai, detti al contrario, e Voglio mangiare il tuo pancreas. Al terzo posto troviamo The Promised Neverland, titolo veramente richiesto da tutta la community anime, è stato veramente bello poter avere l'edizione italiana. Al secondo posto Mirai, e il vincitore, Voglio mangiare il tuo pancreas. Mangiare il tuo pancreas, come ha battuto un'edizione deluxe di Mirai, però questa è una bella bella edizione. Un numeroso ringraziamento. È partito già il video, però a questo punto aspetta Alex, prima di mandare il video sentiamo la motivazione di Demi. Certo, allora, leggero, sincero e commovente, Voglio mangiare il tuo pancreas è un'opera che esalta la caducità del destino, una bellezza effimera che ci avvolge ma che rapidamente si spegne, magari con crudeltà, ma lasciandoci dentro tantissimo amore. Una storia che non si fa scrupoli a sbattere in faccia allo spettatore la realtà così com'è. Inoltre, vanta una splendida edizione a un video, forse una delle migliori degli ultimi anni fatte da Dinit. Come sei veramente dolce quando dici queste cose, oh mamma. A me mettiamo il video. Veramente tanto. Vogliamo sentire Alex Corazza di Dinit che ci ha mandato un video, perché non possono essere quelli di Dinit con noi. Alex Sentiamo. Corazza ci ha mandato un video, è lui che ha curato l'edizione. Ciao a tutti, come prima cosa ovviamente un doveroso ringraziamento, un saluto a tutto lo staff di Anime Click per questo premio ovviamente, ma soprattutto per il loro impegno. E mi piacerebbe avere la possibilità di raccontare tutto l'iter, tutto ciò che c'è stato dietro alla creazione di questo cofanetto, come di molti altri, però non posso farlo, non credo di avere il tempo. Ho anche paura che alcune cose che dirò possano essere tradotte in giapponese e arrivare fino laggiù e sarei nei guai. Però come questo cofanetto di Voglio mangiare il tuo pancreas, come tanti altri che abbiamo realizzato, da appassionati quali siamo, cerchiamo sempre di creare prodotti, pensare a prodotti che possano colpire e far innamorare altri appassionati come noi. A volte ci riusciamo, come in questo caso, e magari altre volte un po' meno. Però di questo cofanetto siamo particolarmente orgogliosi, siamo perché ovviamente è un lavoro di equipe, qui oggi ci sono io a salutarvi e ringraziarvi, però questo premio è sostanzialmente condiviso con tutto lo staff di NIT, in particolar modo con Paolo Torchetti, che è uno dei nostri graphic designer, che mi ha accompagnato nell'iter produttivo, nella creazione del cofanetto. È stato particolarmente faticoso e laborioso, come spesso avviene. E niente, per chi non avesse ancora comprato, visto anche semplicemente Voglio mangiare il tuo pancreas, ve lo consiglio, è un film che dopo 5 minuti vi ha già conquistato il cuore, dopo 10 minuti quando pensate che nulla possa sorprendervi ulteriormente, il film vi colpisce all'improvviso allo stomaco, ma è in grado di sorprendervi fino all'ultima scena dopo i credits finali, quindi non abbandonatelo, non scappate via appena iniziano, ma rimanete lì fino alla fine e nulla. Spero che presto ci sarà la possibilità di partecipare ad altre centinaia di fiere, di poterci vedere di nuovo dal vivo per parlare di Voglio mangiare il tuo pancreas, di anime in generale, di tante altre cose, e nel frattempo saluto grandissimo, un abbraccio fortissimo e a presto. Ciao. A te è piaciuto tantissimo, Demi. Veramente, veramente tanto. A parte il film che, come dire, io sono un amante degli slice of life, quindi appena c'è un titolo che, come dire, tengo sott'occhio, faccio il possibile per vederlo fin da subito. E questa è stata un'edizione dove veramente si vede che c'è stato messo il cuore, sin dalla presentazione nei menu, nelle grafiche che sono state utilizzate, ma anche nei booklet, perché contiene sia la colonna sonora che due booklet, uno di quali era stato fra l'altro distribuito anche al cinema. E era un'edizione imperdibile, secondo me, per un film altrettanto valido.
Adesso ci andiamo a vedere invece quelli che sono i competitor di Dinit, che in realtà questo premio nasceva come chiamato Anime Factory, però questa sarà proprio l'ultima edizione in cui mettiamo insieme queste due realtà, perché in realtà prima, quando abbiamo fatto i premi, Anime Factory era il distributore di quasi tutti i titoli di Yamato, però da proprio dal 2019 Anime Factory si è contraddistinto per dei titoli che ha fatto solo lei. E dal prossimo anno in poi veramente sarà un po' ridistribuita questa premiazione. Vediamo però i tre candidati. I candidati erano Dragon Ball Super Broly, Gigi la Trottola e Macchia. Gigi la Trottola ha avuto veramente un'edizione veramente molto bella, anche per capire un pochino perché sono arrivati in finale, ritradotto con sottotitoli direttamente, il ragazzo che l'ha tradotto direttamente dal giapponese, anche perché non esistevano copioni, quindi finalmente un lavoraccio e oltretutto regalandoci un titolo che magari non sarà tra i capolavori, però fa parte della nostra memoria. Dragon Ball Broly, a me mi ha divertito tantissimo da fan di Dragon Ball, in un'edizione veramente molto bella da parte di Anime Factory, e the winner is Macchia, un Macchia. Piccolo gioiellino, veramente una sorpresa, non mi sarei aspettato un film così bello. Se vuoi leggere un'edizione molto bella anche da parte di Anime Factory, vero, che vince il suo primo Neko Awards completamente suo. Vediamoci un attimo il trailer e poi ci leggi la motivazione. Certo. Gli abitanti di Yorf continuano a tessere giorno. Tifona! Perché stai piangendo? Non lo so. Qualora facessi degli incontri nel mondo esterno, non dovrai amare nessuno. Se amassi qualcuno, ti ritroveresti davvero da sola. Una persona sola ha incontrato una persona sola. Quelli che si ribellano, passateli pure a fil di spada! Chi è diverso dagli altri viene guardato con occhi strani, sfruttato. Non dire idiozie! Infine aborrito e messo in bando. Lui è il mio Hibia. Io non posso proteggerla. Perché il tempo è andato avanti. Ma certo! Fifone, voi morirete in fondo. Presto o tardi questo giorno arriva per tutti. Moriranno tutti quanti. Non voglio più essere sola. Sei stata tu a insegnarmi ogni cosa. Stando insieme a te. La gentilezza. Ogni cosa triste. La forza. Si alleviava. Dimenticati di me. Essi che vivono tessendo stoffa lontano dagli insediamenti umani vengono chiamati così. La stirpe delle separazioni. È tutto a posto, non dimenticheremo assolutamente. E quindi Macchia vince la categoria chiamato Anime Factory, un film che ti è piaciuto, un'edizione, dicevi, molto bella. Esatto, Macchia si è rivelato fin da subito una vera sorpresa. Il primo lungometraggio diretto da Mario Kada è infatti un'opera vincente, un inno alla famiglia che insegna grandi e piccini ad amare e rispettare il prossimo, offrendo al contempo una storia fantasy avvincente ed animazioni mozzafiato. L'edizione on video è audace perché, pur non vantando un gran numero di contenuti speciali, contiene un booklet corposo e, per la prima volta in un Blu-ray anime italiano, una breve light novel che fa da after story al film. Tanta roba, tu sei un grande acquisitore di anime, di edizioni appunto Blu-ray, e quindi non hai fatto a meno di questa edizione, sì. Quindi è stato anche quello che lo ha votato. A questo punto andiamo avanti. Appena è stato annunciato lo premio. Appena è stato annunciato? No, no, dicevo, appena è stato annunciato l'ho dovuto prenotare. L'ho dovuto prenotare. Tu prenoti tutto. Te sei al pari delle ragazze nostre che si comprano tutti i manga appena escono, compreso io, te le edizioni Blu-ray, meno male, perché fondamentalmente sono sempre meno le persone che comprano Blu-ray. Diciamo che Demi sostiene il mercato. Esatto. Andiamo avanti con migliore. Miglior anime al cinema. Anime al cinema. Abbiamo di nuovo Dragon Ball Super Broly. Di nuovo Voglio mangiare il tuo pancreas e I figli del mare. E il vincitore? E I figli del mare. Voi Broly non me lo farete vincere mai, io ero uno dei sostenitori di questo film, però I figli del mare è un gran bel film, è piaciuto a tante persone. Motivazione? La motivazione... Un'opera ambiziosa e audace, con una messa in scena onirica, sontuosa, seppur talvolta straniante.
un'intensa celebrazione della vita in ogni sua forma e manifestazione. Una storia di formazione unica, particolare e avvolta nel mistero, proprio come l'oceano e il cosmo. Un racconto che non ci vuole dare risposte, ma che ci stimola a cercarne di proprie. Graficamente fateci parlando, sapere poi... che... Ah, scusami, volevo dire, fateci sapere anche cosa ne pensate nei vari commenti di questo film, di queste scelte. Vai, Demi, finisci. Dicevo, graficamente parlando è stato veramente spettacolare. A livello di trama, poi, è stato bello vedere che ognuno aveva le proprie idee riguardo a quel che è successo, perché senza far spoiler, non è ben chiaro cosa succede alla fine. Ognuno ha la propria interpretazione. E secondo me questo aggiunge un valore in più all'opera, al titolo. Io mi sono innamorato della vecchina, della babbiona finale. Veramente un personaggio mitico. Imperdibile. Vediamoci il trailer di questo film, per chi non lo ha ancora visto, a maggior ragione. Recuperatelo, sta in streaming. Ora tocca a te. Io posso volare in cielo. Sono sempre in movimento. In estate ci si sente più leggeri. Io sono Umi. E tu? Vedi, lui è stato cresciuto dai dugonghi insieme a un altro ragazzo, proprio così. Tu sei Luca, giusto? Sora, l'ho visto da piccolo. È diventato luminoso e poi è svanito. Tutti questi potrebbero essere definiti presagi della cerimonia che stiamo ricercando. Sora! Il grande evento ora ha inizio. Un film che ha fatto un po' discutere anche noi internamente, non è piaciuto a tutti, non tutti magari lo hanno apprezzato, però ha sicuramente delle indubbie qualità assolutamente stilistiche, artistiche e soprattutto veramente un film che va visto e va visto al cinema, assolutamente, perché graficamente veramente molto molto bello. E ora c'è una persona qui che in realtà sta aspettando il suo turno da parecchio, poverina, l'ho fatta aspettare. Andiamo con scheda anime più visitata dell'anno, 2019. Beh, i candidati quest'anno erano Shield Hero. Al terzo no, posto è un podio, è proprio un podio questo qui, quindi va si bene. Parte dal terzo. Terzo posto con 160.000 visualizzazioni. L'attacco dei giganti, la prima attacco parte dei giganti al terzo posto. Al secondo posto con 186.000 visualizzazioni My Hero Academia. Titolone. E al primo posto, purtroppo l'ho spoilerato, Shield Hero, Rising of the Shield Hero. Rising of the Shield Hero di Crunchyroll, quindi ho qui premio Donatella che è la fino adesso faccia di Crunchyroll fino ad oggi. Grazie mille del premio, grazie mille per Australia, perché tanto sappiamo che tutto merito suo. No, non è vero, è una gran serie, grazie per averla votata e per aver continuato la scheda, che comunque detto tra noi io spaccio anche all'estero. Ah, ecco pure, che motivo. Ma sì. Secondo te il successo, cioè la scheda più vista di My Hero Academia rispetto a My Hero Academia, Demon Slayer, rispetto a Attacco dei Giganti, è una sorpresa non da poco. Assolutamente sì, in parte, vabbè, My Hero Academia... di Mosley dove ti giri di vecchi, magari Rising of the Shield Hero invece senti il nome ma non hai mai visto, allora vai a controllare sulla scheda di Anime Click. Ma credo che anche dipenda dal fatto che è una serie, un Itekai diverso da tantissimi altri, ha tante piccole attenzioni. Io per esempio mi vado matto per il fatto che si concentra tantissimo sull'effettiva realtà, cioè tipo ammazzi il drago, sì bella, occupati del cadavere. Ribalti il tiranno, sì, ok, però devi aggiustare le cose, cioè c'è una base di realismo veramente figa, di attenzione al dettaglio veramente molto bella. Puoi darci qualche dietro le quinte di questa serie, come è stata vissuta da voi di Crunchyroll, come ci lavorate? Ma io non ci ho lavorato direttamente, ovviamente mi occupo solo dei social. Posso dirti che è una delle serie che abbiamo più come dire, preso in giro nelle varie chat, non la serie, però sai, gli insulti a Motoyasu, ai vari personaggi, non,
proprio simpaticissimi, fatemi essere politically correct, per favore. E, però ecco, è stata tra le più commentate in assoluto, anche al di fuori della fase stessa di The Rising of the Shield Hero. È sicuramente un titolo a cui vogliamo estremamente tanto bene. Donatella, io ti strappo una promessa, magari no, però magari prossimamente ci possiamo vedere sulle frequenze del Twitch di Anime Click, mi raccomando. Faremo bene. Innanzitutto cominciamo da questo Alto Gatto, che è il secondo che vincete come scheda più visitata. Siete veramente ormai una piacevole ricorrenza, diciamo. Speriamo l'anno prossimo magari di premiarvi anche come miglior serie. Dipende sempre da quello che voi riuscite a prendere. In bocca al lupo. Grazie in bocca al lupo. E vediamo poi adesso, scusatemi, mettete su Demi che è meglio. Questo comunque è stato un altro punto di forza per Shield Hero, i personaggi, come dicevamo prima. Alcuni erano tanto amati, altri tanto odiati, però anche questo ha contribuito comunque alla popolarità della serie. Assolutamente, sì. I personaggi che volevano tutti quanti morti, altri che invece dovevano vincere. Io l'ho guardata volentieri. Dobbiamo fare una live e parlare di Isekai, che tanto se ne parla sempre, però magari una volta tanto ci divertiamo e vediamo e votiamo qual è l'Isekai più bello, l'Isekai di merda. Ne abbiamo di titoli. A voglia. E ora abbiamo l'ultimo premio di oggi, così chiudiamo quella che siamo già un po' fuori per l'accuso. E c'è da premiare la miglior serie dell'anno. La miglior serie secondo l'utenza di Anime Click. Quindi è stata votata proprio da voi utenti. Vediamo. Vediamo i titoli. Demon Slayer, The Promised Neverland, Vinland Saga. Ecco, diciamo che tutti ce li potevamo aspettare tutti. Sono stati tre titoli importanti. Alcuni The Promised Neverland, molto atteso. Molto atteso, anche Demon Slayer molto atteso, anche se in realtà gli annunci delle serie doppiate in italiano, come abbiamo più volte detto, non sono mai scontati. Molte volte ci sono serie popolari che non arrivano per determinati motivi, come My Hero Academia, per fare un esempio, ci è voluto un po' di tempo. Queste però sono sicuramente state due serie importanti per quanto riguarda quelle doppiate. Vinland Saga è stata una sorpresa su Prime Video, fra l'altro. Adesso, se non sbaglio, l'autore aveva anche fatto intendere che ci sarà una seconda stagione, un continuo, quindi è piaciuta. Diciamo che un favorito c'è, però dai, il favorito ovviamente Demon Slayer. Ha vinto Demon Slayer come miglior serie anime dell'anno. Diciamo che sorpresa. Vabbè, vinto. Però diciamo che un po' se l'è meritato il premio, livello grafico. Assolutamente, non se l'è meritato un po', se l'è meritato tantissimo. Come dicevamo prima, anche a livello manga, sicuramente, e a livello di animazione tutto, è stato un titolo strepitoso. E proprio dei Demon Slayer abbiamo una sorpresa, abbiamo un nostro amico a cui abbiamo voluto rivolgere due paroline proprio per quanto riguarda questo premio. Vediamo, sorpresa e cartolina. Vediamo. Ciao a tutti ragazzi, sono Mosè Singh, il doppiatore italiano di Zenitsu Akatsuma. Capelli ormai allo sbaraglio, barba incolta stile Castaway, questo è il mood da quarantena, insomma, io vivo in zona rossa, posso spostarmi per lavoro, ma chiaramente con dei limiti, e evito di fare tutto il resto, quindi la mascherina copre la barba incolta, e non c'ho tempo e voglia di andare dal parrucchiere, per cui questo è il risultato. Ma non sono qui per parlare del mio look. Ebbene, sono qui per gioire di una cosa meravigliosa, secondo me, e cioè la vittoria di Demon Slayer nella categoria Anime 2019 votata dall'utenza di Anime Click. Io sono contentissimo di questo traguardo, ma non perché io sia la voce italiana di Zenitsu, ma perché, come alcuni di voi sapranno, sono un fan della serie e un veterano, non un fan dell'ultima ora, perché seguo il manga da quando è uscito in Italia. Di conseguenza questa vittoria mi riempie di gioia, perché ho valorizzato un prodotto che secondo me, fin da subito, insomma, dalla lettura del primo volume, aveva il suo valore. Poi è vero, c'è una diatriba, c'è chi considera Demon Slayer un prodotto banalotto e chi invece lo considera un autentico capolavoro. E secondo me la verità sta un po' nel mezzo, per cui godetevi i prodotti per quello che sono, per quello che vi suscitano, non cercate necessariamente una meraviglia oggettiva, perché alla fine, come ogni cosa, si tratta di gusti, si tratta di passioni personali.
e Demon Slayer ha messo d'accordo molte persone, però, perché il suo successo è innegabile e soprattutto è in tutto il mondo, per cui è difficile riuscire a capire effettivamente se sia meritato o meno e quale sia la chiave di successo. Siccome si parla di una vittoria, insomma, importante, mi permetto anche di dire quali sono per me gli elementi che hanno portato Demon Slayer ad avere questo successo. Partiamo prima di tutto dalla trama, che secondo me è molto accattivante, seppur semplice, che porta alle nuove generazioni un qualcosa di già visto, ma che abbiamo visto noi che abbiamo fruito di tanti altri prodotti. Ma queste nuove generazioni, certo, nel tempo andranno a recuperare dei titoli, ma fondamentalmente sono a digiuno di quello che noi abbiamo già visto e rivisto, e quindi è facile pensare che per loro anche il sapore di novità sia presente in qualcosa in cui noi quella novità non la vediamo più. L'ambientazione è molto accattivante, molto bella, secondo me. Riuscire a mettere in scena una storia con un comparto comunque di personaggi abbastanza fisso, lineare, senza troppi personaggi extra che si muovono nello scenario, è un qualcosa da ammirare. Insomma, ultimamente si è sempre puntato troppo alla costruzione di tanti personaggi, che non in tutte le opere, per carità, ma spesso in alcune vengono poi messi, insomma, come personaggi di contorno, di scena, forse più funzionali al merchandising che non alla trama effettiva dei prodotti. E quindi anche questo io lo lodo molto, mi piace la costruzione dei villain, l'ho trovato molto molto umano nei suoi racconti di storie, di background psicologici, umani, insomma, di percorsi anche che sono fini sia alla trama, ma che permettono di guardare anche un po' al di là della trama, quello che c'è stato prima, quello che non ci verrebbe detto se non attraverso una riflessione dei personaggi, una costruzione loro, che ci permette talvolta anche di dire: beh, forse sì, questo personaggio si meritava di fare quella fine, ma in fondo poi la sua vita, il suo passato, il suo percorso, perché l'hanno portato a questo? Io farei lo stesso? Oppure no? Ci sono tante domande che possono ruotare attorno a queste storie, a queste narrazioni. L'importante è chiedersele, secondo me. Io non penso che tutto il pubblico lo faccia, non penso che, ne sto parlando di quelli che lo amano fortemente, non penso naturalmente che ci sia sempre della retrospettiva, penso ci sia una buona chiave di intrattenimento e forse, come molti dicono, anche una moda, perché no? Però la cosa bella è che ha avuto successo, e ripeto, non sono qui per prendermi dei meriti che non mi riguardano, perché tante delle persone che sicuramente amano la serie, soprattutto in Italia, e che l'hanno votata magari non l'hanno guardata in italiano, o magari leggono solo in manga, io c'entro poco e niente, quindi non sono qui a parlare come Zenitsu, ma sono qui a parlare come spettatore e fan della serie. Detto questo, sono super contento, sono qui purtroppo in differita perché sto lavorando nel momento in cui vedrete questo video, ma ci tenevo ad essere qui a gioire, insomma, insieme ai fan della serie, perché secondo me ogni vittoria per l'animazione va festeggiata. Che poi ci piaccia o meno il prodotto, questo è un altro discorso, ma bisogna festeggiare. Per cui, ragazzi, un saluto da parte mia e ovviamente un saluto anche da parte del Zenitsu. Grandissimo Mosè, che salutiamo. Ragazzi, io faccio entrare, se ci sta ancora Rossella, Alex, Zero che ha dato una mano alla moderazione, Alessandro che ha dato una mano sempre alla regia con tutte le difficoltà del caso, e Alex e Zero ce lo siamo persi, abbiamo sempre Demi, grande. Ragazzi, alla fine grazie di avermi aiutato, perché oggi avrò deciso io di mettere venerdì 13 alle 17, me la sono anche un po' cercata, però dai, l'abbiamo sfangata. Siete contenti? Siete d'accordo con Mosè Singh della vittoria di Demon Slayer, le motivazioni che ha dato? Arashi, dillo tu che sei la più grande fan qua. Beh, sì, sono d'accordo, ma sono anche dell'idea che basta cercarci un senso, piace, punto. Ma sì, guardate, siamo tutti fan. Che hanno fatto veramente un lavoro spettacolare a livello di adattamento, di doppiaggio, prima di tutto Mosè, che aveva un ruolo veramente veramente difficile, più volte gli abbiamo fatto i complimenti, ma anche Alessandro Novara, tutti gli altri personaggi hanno fatto un lavorone.
Ragazzi, invece un lavorone l'avete fatto voi, lo fate voi tutti i giorni su Anime Click, lo avete fatto nella scelta anche dei vincitori di questi awards. Io veramente vi ringrazio a nome mio, perché senza di voi Anime Click non andrebbe avanti. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, che ci seguono tutti i giorni, oltre agli editori e a tutte le realtà che abbiamo raccontato. Tra l'altro oggi abbiamo scoperto che Demi, dai, se la cava, lo possiamo chiamare per altre live, quindi... sarà il mio compagnone per altre 200 live, me lo stringo forte forte, Demi. Alessandro, scusami, ringraziamo anche tutti i colleghi che hanno partecipato alla creazione di questi awards, che non sono, cioè che ci stanno seguendo in chat e che non sono qua in video, ma è stato un lavoro di tante persone messe insieme. E poi un grandissimo ringraziamento a Roberto, al nostro Bob, che ha creato tutti questi gatti, li crea dall'inizio, poi uno se lo scorda, ma questi gatti sono opera di un artista, per noi è il nostro artista, il nostro mitico Bob, Roberto Pentassuglia, che ha realizzato tutti i gatti e li ha spediti agli editori, perché giustamente andava anche fatto questo lavoro. Quindi io ringrazio anche lui e ringrazio davvero tutti coloro che hanno dato una mano a questi awards, ma sostanzialmente tutto lo staff di Anime Click. Io a questo punto davvero non c'è più veramente molto da dire, se non speriamo davvero di vederci presto dal vivo a rifesteggiare gli Anime Click Awards 2021. Ah, magari a Lucca, perché sarebbe anche ora, ci siamo un po' rotti le palle. Speriamo. Ok. Sicuramente con meno problemi tecnici a Lucca. Assolutamente. Vabbè, ma è una live, andiamo così, ragazzi. Però comunque si è riusciti a convertirla, no? Gli award in versione online. Quindi sì, dai. Sì, solo Anime Click può fare una cosa simile. E ringrazio ovviamente la Casa del Fumetto che mi ha ospitato, e mi raccomando, ragazzi, cercare di andare in fumetteria anche e soprattutto in questo momento, come è stato detto, anche in zona rossa i libri sono comunque un bene essenziale, perché è cultura. Se non volete fumetti, almeno i libri, è quello che dicevamo un po' di giorni fa. Se ogni tanto, invece di polemizzare, di scrivere sui social qualche minchiata, ci leggiamo tutti quanti un bel libro, non sarebbe l'idea. Fatemi dire, i libri vanno letti, i manga vanno letti, vanno sfogliati, non va fatto altro, perché non dico che non faccio polemiche. Leggeteli, comprateli e sostenete chi li vende e chi li distribuisce. Ciao a tutti, alla prossima.